Il primo ad entrare nella South Arena 2 XL è Roberto Cammarelle, in completo rosso, il campione olimpico in carica, ed eccolo in completo blu il britannico Anthony Joshua, naturalmente osannato dal pubblico di casa. Dunque Cammarelle nuovamente avrà di fronte in finale, come a Pechino 2008, un idolo di casa. 4 anni fa riuscì a mandare al tappeto al secondo round Zhang Jilei. Speriamo possa fare altrettanto quest'oggi. Eccolo sul ring il pugile inglese Joshua, gli applausi del pubblico. Joshua, che lo ricordiamo, ha goduto di qualche favore arbitrale nei turni precedenti, soprattutto al primo turno quando ha battuto 17-16 il cubano Savon Cotilla, poi 15-11 proprio Zhang Jilei, l'avversario di Cammarelle in finale a Pechino, e poi in semifinale ha battuto il kazako Dicko per 13-11. Sta per iniziare il confronto, ricordiamo lo splendido incontro vinto da Cammarelle contro la Zero Medvedev in semifinale 13-12, che però non ha reso proprio l'idea del match, perché Cammarelle l'ha letteralmente dominato e avrebbe meritato di vincerlo con un punteggio maggiore. Il saluto di Francesco Damiani e di Raffaele Bergamasco all'angolo azzurro al campione olimpico Roberto Cammarelle. Sta per iniziare il match, il russo Malyshev l'arbitro della contesa, match che è iniziato in questo momento con Roberto Game Over Cammarelle in completo rosso al centro del ring a studiare subito il suo avversario, che cerca di colpirlo con un gancio sinistro che però assolutamente morbido, lento, non è andato a vuoto. Sentite il tifo degli inglesi per il rappresentante britannico Anthony Joshua. Vediamo, prova subito Joshua con un colpo, un gancio sinistro. Cammarelle cerca di schivare i primi colpi del suo avversario. Ricordiamo Cammarelle battuto proprio da Joshua ai quarti di finale dei mondiali di Baku del 2011. Poi Joshua perse in finale da Medvedev, l'avversario in semifinale di Cammarelle. Ancora va a vuoto, prova con il gancio destro Roberto Cammarelle, che sta studiando l'avversario in queste prime battute. Se n'è andato quasi il primo minuto dei tre nel corso del primo round alle corde Joshua, ma Cammarelle non affonda. Ancora Roberto Cammarelle sta cercando di studiare la guardia avversaria per colpirlo. Vediamo il sinistro e poi il destro, si incrociano i colpi, i due pugili. Vediamo la grande concentrazione da parte di Cammarelle e di Joshua. È l'ultimo incontro del torneo olimpico, quello che ha più valore, il titolo dei super massimi. Roberto Cammarelle che cerca di portare a spasso il suo avversario, pochissimi colpi scagliati dai due pugili. Ora il diritto sinistro di Cammarelle, che viene però intercettato da Joshua. 1 minuto e mezzo, siamo a metà del primo round con Cammarelle che ancora aspetta, una tattica attendista quella del pugile di Cinisello Balsamo, che ancora si copre la guardia, poi parte con il gancio sinistro un po' fiacco però per la verità. Il diritto destro di Joshua che viene bissato dal pugile britannico, anche questo però non è che ha fatto male a Roberto Cammarelle, che cerca di mettere all'angolo il suo avversario. Abbozza un diretto sinistro ancora Joshua, colpi un po' morbidi in questa prima ripresa. C'è molta pretattica tra i due pugili. Ancora con Roberto Cammarelle che prova con il... Ora incassa due brutti colpi Roberto Cammarelle, brutti colpi, due ganci destri da parte di Joshua che sono andati a segno e sono i primi colpi significativi di questo match. Dunque comincia un po' in salita il match per Roberto Cammarelle, che cerca di reagire con il diritto destro. 35 secondi al termine della prima ripresa, ancora Cammarelle che cerca di inquadrare il bersaglio grosso, ancora si chiude la guardia Roberto Cammarelle, all'angolo il sinistro è arrivato questa volta di Cammarelle, il bel gancio sinistro, poi ancora Cammarelle con il diretto sinistro, Cammarelle con il diretto sinistro e all'angolo l'inglese Cammarelle, ancora scatenato una grandine di colpi salvata sull'inglese, ancora il diretto destro di Cammarelle che sta mettendo in difficoltà in questa fase finale della prima ripresa. Joshua ha recuperato i colpi incassati, Cammarelle sta per concludersi il primo round che si chiude in questo preciso istante. C'è grande equilibrio, Cammarelle è avanti di un punto, 6-5, e Francesco Damiani all'angolo che fa cenno a Cammarelle di cercare di schivare i colpi dell'avversario, ma Cammarelle ha disputato gli ultimi 40 secondi da autentico fuori classe, ha recuperato una situazione che si stava mettendo male perché Joshua era senz'altro in vantaggio, ma poi ha recuperato brillantemente negli ultimi 40 secondi. Cammarelle avanti 6-5. In questo momento inizia il secondo round della finale dei super massimi tra il campione olimpico in carica
Roberto Cammarelle e il vice campione del mondo Anthony Joshua. Cammarelle e Joshua a centro ring, vediamo se Cammarelle prende l'iniziativa, ma fino a questo momento ha avuto una tattica attendista per poi scatenarsi negli ultimi 40 secondi del primo round. Roberto Cammarelle, quando ha capito che doveva già affondare, cominciare ad affondare i colpi perché era in ritardo rispetto al suo avversario, ora cerca, pizzica con il diritto destro Joshua. Ancora Cammarelle che sta studiando l'avversario, un diritto di Cammarelle, un colpo per uno fino a questo momento, in questo inizio di round, di secondo round. Cammarelle sta cercando di preparare il diritto sinistro che ha fatto tanto male negli ultimi 40 secondi a Joshua. Ancora Cammarelle, ecco che parte con il sinistro, ma è bravo a chiudersi con la guardia. Joshua, legano i due pugili. Non c'è però l'intervento dell'arbitro, ancora Joshua che cerca di mettere a segno il diritto destro. Cammarelle cerca la replica, ancora un'altra fase di studio e siamo veramente sul filo, si incrociano i colpi ora i due pugili con i due diretti destri. Poi Cammarelle cerca di lavorare ai fianchi, il suo avversario che lega, ancora Cammarelle prova l'affondo. Non va a segno però Roberto Cammarelle, metà della seconda ripresa, l'arbitro fa cenno a Cammarelle di alzare la testa, di boxare con la testa più alta, prova il diretto Cammarelle, il diretto destro ancora Cammarelle con il gancio sinistro che però viene bloccato dal suo avversario. Sembra il bis del primo round, una prima metà di ripresa di studio con Joshua che poi ha cominciato ad affondare, ma con Cammarelle che ha chiuso la stragrande. Ancora Cammarelle, manca un minuto al termine della seconda ripresa, estremamente equilibrata anche questa con il tentativo dal destro. Cammarelle con il destro, Cammarelle con il destro, con il gancio destro, ancora la replica di Roberto Cammarelle, c'è l'esultanza dall'angolo azzurro di Damiani e Bergamasco. Ha toccato Roberto Cammarelle, poi ora intercetta questo diretto destro Cammarelle portato da Joshua. 40 secondi al termine del secondo round, destro da una parte e destro dall'altra, un destro prima di Joshua, poi c'è stata la risposta di Cammarelle che incassa ora un gancio sinistro. Attenzione ancora Joshua con il sinistro pericolosissimo, il sinistro del pugile inglese, del pugile britannico. 30 secondi al termine del secondo round, vediamo Cammarelle con il sinistro che tocca con il gancio sinistro, ancora Cammarelle che cerca di trovare la strada giusta per mettere alle corde il suo avversario. 20 secondi al termine della seconda ripresa, ancora il sinistro, il destro di Cammarelle, il sinistro, ancora alle corde. Sembra il bis del primo round, sembra il bis del primo round con Cammarelle che ha messo a segno un paio di colpi importanti, ma siamo sempre sul filo dell'equilibrio. 5 secondi a termine del secondo round, Cammarelle con il sinistro, con il destro all'ultimo secondo del round, che termina in questo momento, che termina in questo momento, dovrebbe essere avanti Cammarelle, è avanti, ha aumentato il vantaggio, 13 a 10, 3 punti di vantaggio, 3 punti non da difendere, ma da aumentare assolutamente, non bisogna arrivare proprio sull'orlo dei punti, sul filo dei punti con Joshua, perché poi c'è la giuria che è minacciosissima e ne abbiamo viste di tutti i colori, ma fino a questo momento sta boxando da campione olimpico, direi anche da campione del mondo, non lo è per sbaglio probabilmente Roberto Cammarelle, che ha comunque un palmarès davvero invidiabile, lui che è stato campione del mondo nel 2007 a Chicago, nel 2009 a Milano, ma è soprattutto campione olimpico in carica, ha già eguagliato il record di Teofilo Stevenson, il grande pugile cubano che ha vinto però 3 medaglie d'oro. Cammarelle fino a questo momento ha un bronzo e un oro, tutto in 3 minuti, gli ultimi 3 minuti di queste Olimpiadi per quanto riguarda il pugilato, per quanto riguarda i super massimi. Cammarelle, Joshua, Cammarelle avanti di 3 punti, probabilmente ora l'inglese cercherà, il britannico cercherà l'affondo per recuperare il match che lo vede sotto di 3 punti. 10 secondi, da 10 secondi è iniziata la terza ripresa, forza game over, forza, dai tutto in questi ultimi 3 minuti. Cammarelle che cerca di mettere a segno il gancio destro, poi va a vuoto ancora con il destro, lega ora il pugile britannico Joshua, il nostro pugile Roberto Cammarelle. 30 secondi se ne sono andati, Cammarelle con il sinistro, ancora deve evitare il ritorno di Joshua, sta schivando abbastanza bene i tentativi di Anthony Joshua. Attenzione al cronometro, 2 minuti e 18 secondi al termine, interminabili saranno probabilmente questi 2 minuti e 18. Cammarelle ancora sembra
sembra, non diciamo niente, comunque è meglio Cammarelle, sembra molto sicuro, possiamo solo dire questo. Cammarelle che studia l'avversario per mettere a segno i colpi decisivi, però incassa un pericoloso destro, ora in difficoltà Cammarelle, all'angolo ha incassato un destro Cammarelle, molto brutto, ma questo d'altronde Joshua è un pugile assolutamente temibile, molto potente, è alto più di Cammarelle di 7 centimetri. Ora Cammarelle con il sinistro cerca con il destro la replica, 1 minuto e 40 al termine del match, vediamo Cammarelle, durissimo scambio corpo a corpo tra i due, Cammarelle con il destro ora, dopo che ha incassato un destro dal suo avversario, 1 minuto e mezzo, si decide tutto qui, Cammarelle, attenzione il sinistro di Joshua, attenzione, Cammarelle deve dare tutto, perché Joshua sta rinvenendo pericolosamente, 1 minuto e 20 al termine, 1 minuto e 20 al termine di questo match incredibile, straordinario, forza Cammarelle, 1 e 15, ricordiamo era avanti di 3 punti, 13 a 10 al termine del secondo round, ma è tornato forte l'inglese in questa terza ripresa, ancora va a schivare il colpo, questa volta Cammarelle era partito con un destro micidiale, Joshua fortunatamente schivato dal nostro rappresentante, ancora 55 secondi al termine. Si decide veramente qui nell'ultimo minuto, non deve scoprire la guardia Cammarelle, ha incassato un altro colpo Roberto Cammarelle, prova con il diretto destro a creare problemi all'avversario, ora tocca con il sinistro, esulta il nostro angolo, un sinistro importante di Cammarelle, forza, Cammarelle, 30 secondi, al termine di questo spettacolare match. Incertissimo, non avanziamo assolutamente ipotesi perché veramente l'incertezza regna sovrana. Attenzione il sinistro incassato da Cammarelle che poi ha cercato di replicare, un altro sinistro, un destro, sta venendo fuori Joshua nel momento decisivo, purtroppo 12 secondi al termine, 7 secondi, i due pugili che legano, il sinistro, Cammarelle con il sinistro, chissà se è stato il colpo decisivo, il gancio sinistro, chissà se è stato il colpo decisivo, chi lo sa, non diciamo assolutamente niente, aspettiamo solo il verdetto, vi diciamo solo che Francesco Damiani e Raffaele Bergamasco stanno abbracciando il loro pugile, Roberto Cammarelle, certi che ce l'abbia fatta, ma noi non avanziamo proprio pronostici, è stato un match di estrema intensità, molto equilibrato, che Cammarelle ha condotto benissimo fino direi a quasi alla metà dell'ultimo round, ma poi è rinvenuto il pugile inglese britannico Joshua. Aspettiamo il verdetto, ci siamo quasi, un americano, un brasiliano, un cinese, un kazako e un cubano, la giuria di questo match. Speriamo veramente bene, grandissima apprensione anche da parte nostra in apnea, viviamo questo momento fondamentale per quanto riguarda il pugilato italiano, per quanto riguarda Roberto Cammarelle che comunque ha disputato uno straordinario incontro perché aveva di fronte a sé un avversario davvero molto ostico. Aspettiamo questo verdetto, stanno saltellando Damiani e Bergamasco, sono certi della vittoria, speriamo bene, anche noi vorremmo avere la certezza come loro, ma aspettiamo. Aspettiamo, chissà, Damiani esulta ancora verso il pubblico, beato lui, aspettiamo, forza, eccolo il verdetto, il verdetto sta arrivando, Joshua, parità per preferenze, no, è veramente assurdo, parità, 18 a 18, la medaglia d'oro è andata a Joshua per preferenza. E c'è Damiani scandalizzato, non avevamo dubbi, bisognava probabilmente chiuderlo prima questo match perché, arrivando in una situazione di estremo equilibrio non c'erano proprio storie di fronte alla giuria. È vero che Joshua ha disputato una seconda parte di terzo round davvero notevole, ma Cammarelle è stato esemplare fino all'ultimo, tra l'altro ha messo a segno probabilmente quello che era il colpo decisivo proprio dei secondi finali, ma d'altronde eccolo qui, è arrivato e ci sono tra l'altro a fianco c'è il presidente della federazione bulgara al nostro fianco, si è rivolto verso di noi, come dire, è uno scandalo. Non vogliamo dire nulla, possiamo dire soltanto che è stato un match equilibrato,
ma in cuor nostro purtroppo temevamo che andasse a finire così, perché c'è stato grande equilibrio. Probabilmente per maggior classe avrebbe meritato sicuramente Roberto Cammarelle, ma è stato punito ingiustamente dai giudici. E comunque Roberto Cammarelle è medaglia d'argento, un grande torneo olimpico disputato dal pugile di Cinisello Balsamo, che ha dimostrato ancora una volta tutta la sua enorme classe. Purtroppo, più che da Joshua, è stato battuto dalla giuria. Linea a te, Filippo Corsini.